Buongiorno, benvenuti a Studio 24. La scissione più annunciata della storia recente della sinistra alla fine si è concretizzata. L'annuncio stamattina, una lunga intervista a Repubblica di Matteo Renzi per dire che la sua avventura nel Partito Democratico è finita e zaino in spalla costruisce una nuova casa. Nella sostanza il PD si è spostato troppo a sinistra, bisogna dare voce a distanze altre, diverse per quanto riguarda la visione politica dell'ex Presidente del Consiglio. Tutto ritorna a posto, dice anche Matteo Renzi, un ex premier se ne va, un altro ne tornerà, facendo riferimento magari, chissà, a un rientro nel PD di Bersani e nello specifico Massimo D'Alema, l'altro ex premier. Il tutto mentre muove i primi passi il nuovo governo, il Conte Bis, e vedremo come questa storia politica si intreccerà con la tenuta dell'esecutivo e in particolare nel rapporto tra il nostro paese e l'Europa sui due settori chiave, migranti e conti pubblici. In studio con me Silvia Sciorilli Borrelli, buongiorno Silvia, benvenuta a Studio 24. Buongiorno. Diego De Silva, buongiorno. Ciao, che saccheggeremo su due temi: divorziare con stile, siamo freschi di scissione ovviamente, e l'altro, terapia di coppia per amanti, per capire se PD e 5 Stelle potranno avere anche un futuro politico alle prossime elezioni regionali. Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle con noi da Strasburgo, buongiorno. Buongiorno a voi. A Firenze c'è Fabio Dragoni della Verità, benvenuto. Buongiorno a voi. E a Perugia il professor Alessandro Campi, buongiorno professore. Buongiorno, un caro saluto. Allora, arrivo da voi però, visto che, come ho detto, saccheggiamo il lavoro di Diego De Silva, questo è divorziare con stile? Beh, questo lo vedremo, nel senso che le intenzioni poi sono, le intenzioni annunciate hanno sono altro rispetto poi alla realtà. Di sicuro quello che mi pare di poter dire è che, togliendo l'ipoteca dal PD, Renzi mette il partito in una condizione, come dire, di responsabilizzazione collettiva molto forte. Come tutte le crisi che si aprono e come tutte le separazioni che si annunciano, preparano un futuro in cui ciascuno deve guardare alla propria storia e al tempo che verrà senza più nessuna forma di alibi. C'è una cosa che mi fa un po' ridere in tutto ciò, ci pensavo proprio stamattina sfogliando il giornale, che il giornale fondato da Antonio Gramsci si chiama L'Unità, che non c'è più in edicola, non a che caso. Non c'è neanche più in edicola, però voglio dire, questo il concetto dell'unità paradossalmente sembra che sia proprio una categoria che man mano è venuta meno in questo partito. Detto questo, però, bisogna anche pensare che non necessariamente l'unità è un valore assoluto imprescindibile, ma può diventare facilmente un alibi. Ci vuole molto più coraggio e molta più audacia e anche molta più capacità politica nell'affrontare seriamente una crisi, una rottura e una ricomposizione possibile su tempi lunghi. Laura Ferrara, ora il cammino del secondo governo Conte è più facile, è più complicato, oppure non cambia nulla con l'uscita di Renzi, la nascita di un nuovo gruppo politico a sostegno della maggioranza, perché questo ha garantito l'ex premier? Guardi, sostanzialmente non dovrebbe cambiare nulla. L'unica cosa che potrebbe, come dire, dare giovamento per il nuovo governo è magari una maggiore chiarezza di intenti, perché nel momento in cui non c'è una chiarezza all'interno di un partito, quindi non si comprende bene quali siano le posizioni, quali siano gli obiettivi, e ci si come dire, rincorre tra correnti, tra contraddizioni, tra smentite, diventa molto più difficile dialogare anche con altre forze politiche. Quindi se magari questo può servire a dare una maggiore compattezza al PD e quindi anche una maggiore chiarezza di posizioni, forse, ecco, può trarne giovamento anche lo stesso governo. Ma io voglio andare a Strasburgo da Laura Ferrara, se ci aiuta a capire la ratio, la logica che sta dietro questa possibile alleanza, perché civica, uso l'espressione che ha utilizzato anche il professor Campi, perché questo governo era nato per un'emergenza, no? La deriva autoritaria, impedire l'aumento d'IVA, la recessione. Spostarlo in una regione diventa complicato da spiegare con questa logica. Ma guardi, sì, in effetti non è semplice. Le dico che anche al nostro interno, insomma, viene visto come un esperimento, come una prova. A livello nazionale abbiamo sempre detto che si rende necessario, diciamo, dar vita ad una coalizione per poter governare, per poter garantire un governo al proprio paese. A livello regionale si tratta invece di fare una coalizione ex ante. Quindi è chiaro che, insomma, le motivazioni devono essere ricercate in altro. È
È un patto civico, è un patto civico. Dove le state cercando, scusi Ferrara, le motivazioni? Dicevo, è un patto civico, quindi il candidato presidente di regione dovrebbe essere scelto nella cosiddetta società civile, quindi tra persone non appartenenti a forze politiche e anche con la composizione della giunta, come dicevate prima. Ma credo che si possa procedere, ma di questo francamente, essendo un esperimento ancora, è tutto in itinere. Credo che si possa scegliere semplicemente raccogliendo delle disponibilità che arrivano dalla società civile e poi penso che la scelta insomma venga effettuata dal capo politico insieme ai capi politici di quelle forze politiche che intendono sostenere questo patto civico. Le ragioni quali sono? Le ragioni sono quelle di convergere su un programma fortemente ancorato sul territorio e che possa arginare anche a livello locale derive autoritarie, derive populiste, derive che insomma hanno fatto del male al nostro paese, sono andati avanti insomma a colpi di slogan e di propaganda senza poi di fatto avere ben presenti i diritti e le necessità dei cittadini. Mi ha colpito una cosa, Ferrara, torno da lei, nella lettera alla Nazione di Luigi Di Maio, quel passaggio che, vado a memoria, non lo cito diciamo come virgolettato, diceva sostanzialmente quell'inchiesta, quella sulla sanità, quella che ha portato all'arresto ai domiciliari del segretario del Partito Democratico dell'Umbria, alle dimissioni poi della Presidente, è per questo che si votava, ha detto, teniamola fuori dal confronto politico. Mi verrebbe da dire, ma come, proprio voi tenete fuori un'inchiesta dal confronto politico? Ma guardi, in effetti si fa fatica a tenerla fuori dal confronto politico, devo essere estremamente sincera. Si fa fatica a resettare tutto e a dimenticare tante cose che sono state dette e fatte. Questo vale per l'Umbria, questo vale per altre regioni che andranno al voto, come la regione in cui risiedo, la Calabria, dove comunque il governo regionale è stato colpito da diverse indagini che sono tuttora in corso per ipotesi di reato anche piuttosto gravi, importanti. Quindi tenerle fuori poi dal confronto politico nel momento in cui ancora queste persone sono al governo e fanno politica per il territorio è difficile, francamente. L'intento di Luigi Di Maio penso che sia quello di aprire una stagione nuova che dia maggiore spazio a quelle figure nuove, fresche, non in termini populisti o quantomeno non nell'accezione negativa del populismo, ma in un'accezione positiva, cioè nel dare spazio a persone che vogliono mettersi a disposizione del territorio, che hanno tante idee, a professionalità che magari finora sono state lontane dalla politica perché non rientravano in quei circuiti di potentati o comunque di amicizie, di legami e quindi non avevano la possibilità di mettersi in gioco o comunque di mettersi a disposizione del proprio territorio. E di questo posso assicurarle che ci sono diverse figure del genere che nel tempo poi si sono scoraggiate, hanno deciso comunque di andare avanti e magari di dedicarsi ad un associazionismo o comunque a un impegno più civico senza necessariamente aderire a forze politiche. Credo che l'intento di Luigi Di Maio sia quello di tornare a dar voce a queste persone, dare una chance, una possibilità a queste persone e magari trarre nuova vita, nuova linfa vitale per risollevare un po' le sorti del territorio che si vive quotidianamente. Torno a Strasburgo da Laura Ferrara. Scrive il Corriere che siete pronti a votare contro Christine Lagarde o ad astenervi. Siccome si vota nelle prossime ore, che farete? Abbiamo intenzione di astenerci. Un'astensione motivata come? Visto che le chiedo di motivarcela perché il pacchetto era completo, no? Lagarde, BCE, Ursula von der Leyen, la presidenza della Commissione, è quello che ha trattato il presidente del Consiglio Conte. Esatto, perché sì, per quanto sia frutto appunto di una negoziazione che siamo ben consapevoli sia stata estremamente complessa,
alla fine non è una, ecco, un nome che ci convince per tutto ciò che è stato fatto in passato quando Christine Lagarde era al Fondo Monetario Internazionale, politiche che abbiamo sempre avversato, politiche che hanno messo in ginocchio un paese come la Grecia, e quindi francamente non ce la sentiamo di dare il nostro sostegno ad una candidata che potrebbe portare avanti senza soluzioni di continuità quelle stesse politiche che abbiamo contestato. Ecco. Allora torno in studio da Silvia per darci una lettura di questa mossa del Movimento 5 Stelle, perché comunque è un passo importante, è stato determinante il Movimento per Ursula von der Leyen. Senza i voti della Ferrara e degli altri eurodeputati italiani del Movimento oggi staremmo raccontando un'altra storia. Assolutamente sì, ma in quell'occasione appunto Conte è stato determinante nel arginare la possibilità di avere un Presidente della Commissione Europea tedesco, come Weber per esempio. L'Italia all'epoca supportava in realtà, mi sembra, Kristalina Georgieva, la bulgara, che poi appunto non ha avuto il supporto degli altri paesi, però questo pacchetto era stato un, diciamo, un bilanciamento tra vari interessi. E in quell'occasione appunto il Movimento 5 Stelle era stato determinante. In realtà ci fu anche un po' di stupore sul fatto che la Lega non appoggiò quello che poi era la posizione ufficiale del governo italiano, perché fu l'unico partito di governo a non appoggiare la linea del primo ministro. Ora questa decisione sulla Lagarde, non so, ovviamente è molto più adatta all'onorevole Ferrara a spiegarla, non so, le faccio anche una domanda, ha qualcosa a che fare forse con la possibilità di entrare nel gruppo di Macron al Parlamento Europeo? Ha una negoziazione andata male con Renew Europe per il fatto che la Lagarde è francese, non lo so. Di fatto non c'è mai stata una negoziazione con Renew Europe, non si è mai instaurata nessuna negoziazione, per cui non si tratta affatto di questo, ma proprio nella maniera più assoluta è una decisione che abbiamo preso per i motivi che ho esposto prima. Quindi resterete nel gruppo, nei non iscritti, non Macron e nemmeno i Verdi, o c'è un tentativo di? Ci auguriamo di no, perché come abbiamo sempre detto, nei non iscritti purtroppo si è meno incisivi e il nostro intento invece è quello di portare a casa dei risultati e quindi di essere incisivi sulle politiche europee, di lavorare, di rimboccarci le maniche e di fare insomma il meglio, così come abbiamo cercato di fare nella scorsa legislatura. Quindi l'obiettivo è quello di non far più parte dei non iscritti e di entrare in un gruppo politico con il quale si riescano ad avere maggiori affinità politiche e soprattutto si riescano a perseguire degli obiettivi comuni. No, visto che ha parlato molto di sviluppo sostenibile il Presidente Conte, di New Deal Green, anche nel discorso in aula, è quel mondo lì, quello dei Verdi, più in sintonia con il nuovo corso del Movimento? Guardi, lo avrete letto sicuramente sulla stampa, perché sono dichiarazioni da parte nostra e da parte loro che insomma è da un po' di giorni che si rincorrono e che si fanno. Il gruppo De Verdi ha sicuramente diversi punti di contatto con noi, a partire proprio dal voler puntare sul Green New Deal, che per l'Italia e per il nostro governo è fondamentale, prioritario. Abbiamo detto quanto l'Italia intenda investire per uno sviluppo economico, uno sviluppo sociale, uno sviluppo ambientale, che sono i tre pilastri su cui intendiamo fondare il nostro modello economico. Ecco, credo che su questo ci possa essere sicuramente una convergenza con il gruppo De Verdi, che fa dell'ambiente, insomma, della tutela dell'ambiente la sua bandiera. Ferrara, in questi 17 mesi in maggioranza, prima con la Lega, da qualche settimana col Partito Democratico, un'analisi sulla necessità di costruirlo un gruppo dirigente che abbia esperienza, che non sia, come dire, la casalinga che va a fare il Ministro delle Finanze alla Grillo prima maniera, c'è? Io credo questo. Ci si è resi conto, soprattutto alla luce dell'esperienza di governo, di quanto sia importante strutturarsi e darsi un'organizzazione un po' più solida, ecco, un po' più stabile, dare dei punti di riferimento a livello territoriale.
è testimone di questa presa di consapevolezza il fatto che prima che si instaurasse la crisi di governo sono state riviste un po' le nostre regole interne, i nostri meccanismi di funzionamento interni, e c'è stata proprio una discussione seguita poi da una votazione sulla piattaforma Rousseau per cominciare ad avere dei facilitatori a livello nazionale, a livello regionale e via dicendo. Quindi questo, ripeto, è testimone del fatto che è necessario sicuramente darsi un'organizzazione finalizzata anche alla formazione di una classe dirigente, perché nella misura in cui si individuano dei facilitatori nazionali che poi hanno una durata prestabilita, che devono comunque rendere conto del proprio operato ogni tot di tempo, insomma dà una maggiore chiarezza anche sulla linea politica che si intende portare avanti e anche su una visione, su una progettualità che si intende attuare con riguardo al presente ma anche e soprattutto con riguardo al futuro. È chiaro che in questo contesto, per una forza politica giovane quale quella del Movimento 5 Stelle, che senza dubbio ha bruciato le tappe, perché per quanto sia giovane si è ritrovata nell'arco di pochi anni a governare il Paese, non può esserci paragone in termini di esperienza organizzativa con un partito che, come diceva lei stesso, insomma, ha alle spalle decenni di esperienza e quindi ha potuto far tesoro degli errori, ha potuto modificare la propria strategia, è molto più ramificato e quindi è molto più addentro alle dinamiche amministrative, procedurali e governative. Salvini è stato molto bravo nel suo mandato, diciamo nel suo periodo di governo, molto bravo nell'essere un abilissimo comunicatore, questo gli viene riconosciuto ampiamente da tutti. Pur essendo al governo è come se fosse rimasto sempre all'opposizione, ha sempre individuato dei nemici sociali e dei nemici politici da combattere che gli hanno reso molto più semplice governare e gli hanno permesso di guadagnare nel tempo percentuali di consenso, cosa anomala per chi solitamente è al governo, perché si sa che quando si comincia ad andare al governo si devono prendere delle responsabilità, l'indice di gradimento tende leggermente ad abbassarsi. Voi lo sapete perché quello che ha guadagnato lui l'avete perso voi, no? Restare all'opposizione. No, dicevo, voi lo sapete bene perché c'è stato quel travaso. Ma allora su questo, ecco, dove arriviamo? Arriviamo ad un punto fondamentale. Se noi nel momento in cui siamo andati al governo ci siamo assunti delle responsabilità e soprattutto abbiamo portato avanti delle proposte che non hanno comunque degli effetti dall'oggi al domani, ma richiedono anche un certo lasso di tempo per esplicare i propri effetti, Salvini invece è rimasto all'opposizione, quindi alla protesta pura. Non è stato capace di affiancare a questa protesta una proposta. Ma senta, le posso chiedere una cosa, perché è vero che la Lega a livello nazionale, concludo. Sì, prego. Concludo solo questo passaggio. Se questo probabilmente non si è visto a livello nazionale, si è invece visto perfettamente a livello europeo, dove dalle sue prime sortite, dalle sue prime dichiarazioni, era stato capace di inimicarsi con la Tunisia, con la Spagna, con Malta, con tutti quei paesi del Mediterraneo che di fatto erano strategici per la gestione di quei flussi migratori che rappresentano il suo cavallo di battaglia e la sua priorità nell'agenda politica. No, mi domandavo perché, visto che il PD non è secondo alla Lega come esperienza di governo, classe dirigente che ha governato e che è stata alla guida del Paese, delle regioni o di comuni, non correte lo stesso rischio col Partito Democratico di ritrovarvi schiacciati da chi conosce le tecniche, i meccanismi, sa muoversi, ha esperienza? Beh sì, senz'altro il rischio si corre. Mi auguro che, ripeto, si faccia tesoro delle esperienze passate, anche degli errori o, mi consenta, anche delle ingenuità passate, e quindi si possa ripartire con una maggiore scaltrezza, ecco, ed una maggiore consapevolezza.